Allora, ho voluto fare degli esercizi stasera che si ispirano un po' agli esercizi con l'elastico. Chi ha già fatto lezione con me già lo conosce. Sistemiamo la salvietta sotto di noi aperta, così è già pronta quando poi abbiamo terminato la respirazione introduttiva. Piedi paralleli. Facciamo un piccolo check della nostra postura, dalla schiena che si allunga, il bacino che non è né troppo indietro né troppo avanti. Le spalle si abbassano. Cominciamo a farci la nostra respirazione laterale toracica. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Prendiamoci qualche momento ad occhi chiusi per iniziare a entrare in connessione con il nostro corpo, con noi stessi. Proviamo a percepire che contemporaneamente si creano radicamento verso terra e leggerezza verso l'alto. Ancora due bei respiri dentro dal naso, fuori dalla bocca, cominciando a connettere il centro del corpo, dal perineo, la zona dell'ano, la parte poco sotto l'ombelico. Riapriamo gli occhi. Inspirando. Portiamo le braccia avanti, espirando, stabilizziamo le scapole, spremiamo le tra di loro e allarghiamo la salvietta. Inspirando, braccia avanti, espirando, braccia lungo il corpo. Inspiro, espiro. E penso al tramezzino ogni volta che espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, pensiamo all'osso sacro che spinge leggermente avanti. Espiro, tramezzino. Inspiro, espiro. Ora, sempre in questa posizione, facciamo mezza punta al piede destro, buttando fuori l'aria. Pieghiamo entrambe le ginocchia, afferriamo non più così, ma da davanti la salvietta e tirando la salvietta verso l'alto, spingiamo le braccia e il ginocchio destro verso il basso, si attiveranno i bicipiti che sono vicini al corpo, non così, ma incollati. E inspirando spingiamo lontano il pavimento. Espirando tiriamo la salvietta. Inspirando stendiamo, mantenendo sempre la salvietta tesa. Espiro. Inspiro, espiro, tramezzino, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, cambiamo piede, riafferriamo da davanti la nostra salvietta, piede sinistro dietro di noi. E ricominciamo inspirando a portare le braccia lungo il corpo ed espirando ad accompagnarle davanti a noi. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo e fuori. Cerchiamo di sentire la postura che si sistema, si ottimizza. L'ultima. E poi mezza punta al piede sinistro, afferriamo dietro la salvietta e ricominciamo a fare gli affondi tirando la salvietta verso l'alto per far piegare i gomiti.
Dentro l'aria inspirando, spingiamo lontano il pavimento per attivare i muscoli delle nostre gambe. Fuori l'aria si scende, dentro l'aria si sale. Espiriamo, attiviamo il panino con la marmellata e ritorniamo. Espiriamo, inspiriamo, espiriamo, in, un'ultima volta, out, panino con la marmellata e stendiamo. Da qui, piedi paralleli, prendiamo la salvietta tra le mani, salvietta dietro alle scapole questa volta, così, la teniamo tirata e stretta vicino al corpo. Ok, dentro l'aria dal naso. Ed espirando scendiamo il roll down, tirando però dalla salvietta, quindi sempre lo stesso principio dello srotolare una vertebra alla volta, ma con la salvietta che fa contrapposizione e allo stesso tempo ci aiuta ad accompagnarci a terra. Pieghiamo le ginocchia e srotoliamoci sempre con la tensione della salvietta dietro alla schiena. Continuiamo a tirare, tirare, tirare fino a fare una piccola estensione. E ricominciamo. Espirando, sguardo verso terra. Immaginiamo di sporgerci da un balcone e scendiamo fino al nostro massimo. E se la scioltezza ce lo consente, risaliamo con le gambe distese per migliorare la nostra flessibilità ed elasticità. Inspirando, estensione. Espirando, scendiamo, pensiamo al panino alla marmellata che dobbiamo fare uscire fuori dai bordi. Inspirando, ritornando. Estensione. E l'ultima volta restiamo giù per 4 respiri belli profondi, mani a terra se ci arrivate, altrimenti sulle vostre gambe. La testa è pesante. Lasciamo che la gravità ci aiuti a lasciare andare tutte le tensioni e ad allungarci un po' di più. Rimaniamo solo connessi al nostro respiro. Quando abbiamo terminato i nostri respiri, recuperiamo le mani sulla salvietta e con la stessa sensazione di prima ricominciamo a risalire. E una volta che siamo in piedi, divarichiamo un po' di più le gambe lasciando sempre i piedi paralleli. Apriamo le braccia e scivoliamo con le mani lateralmente fino a distendere completamente le braccia. La salvietta è sempre tesa, sempre appoggiata alle scapole. Inspiriamo. Ed espirando andiamo ad eseguire soul, ruotiamo da un lato con la cassa toracica, manteniamo sempre la salvietta ben tesa e cerchiamo di andare verso l'esterno del piede destro. Inspirando ritorniamo e scendiamo dall'altra parte fin dove riusciamo ad avere il controllo del nostro corpo e a non perderci per strada. E si torna. Espiro, vado. Inspiro, torno. Espiro, attivo gli obliqui, attivo il panino della marmellata e torno. Ancora una volta per lato. E si torna. Rilassiamo le braccia, portiamo la salvietta davanti a noi e stringiamo un po' di più la presa. I piedi possiamo lasciarli divaricati e riportiamo le braccia in su. Iniziamo a fletterci di nuovo lateralmente, come abbiamo fatto prima, spostando però il bacino prima verso destra, se vado a sinistra. Inspirando riporto il peso in centro e poi al contrario, sposto il peso a sinistra mentre il busto va a destra. E si torna. Attivo gli addominali, mi fletto lateralmente. E torno.
attivo e vado. E ritorno. E la prossima volta restiamo verso sinistra e iniziamo a fare dei piccoli molleggi delle braccia che vanno su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Per 10, 9, 8, 7, 6, le mie spalle stanno iniziando a cantare, 5, 4, sosteniamoci dalla cintura addominale, 3, 2, 1, salviati in centro alla testa, si ritorna e dall'altra parte, inspiriamo e via, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e inspirando ritorniamo. Riportiamo i piedi paralleli sotto di noi, rilassiamo le braccia e andiamo a metterci in fondo al materassino. Lasciamo la sedia da parte per un istante, ci servirà tra poco. Braccia verso l'alto, palmi che si guardano. E iniziamo ad eseguire il nostro roll down, scendendo verso terra, pensando a quella sensazione che avevamo della salvietta prima dietro la schiena, che ci faceva una leggera contrapposizione e ci faceva connettere ancora di più i muscoli del busto. Inspirando, camminiamo in avanti fino ad arrivare in plank, con dei passi morbidi fatti con le nostre mani. Fuori l'aria mantenendo la posizione. E inspirando nuovamente passeggiamo indietro, riportando il peso ben equilibrato su entrambi i piedi. Espirando sorprendiamoci, sentendo la nostra schiena sempre più morbida, sempre più calda. Apriamo le braccia verso l'esterno, riportiamo le parallele verso l'alto e ci prepariamo per ricominciare inspirando. Roll down. Iniziamo a spingere l'aria con i palmi delle mani fino ad arrivare a terra, anche piegando le ginocchia e di nuovo passeggiamo avanti per arrivare in plank. Fuori l'aria. Inspirando camminiamo indietro. Espirando sorvoliamo. E la prossima volta che scendiamo ci fermiamo in plank o in mezzo plank. Spingiamo l'aria come se stessimo spostando qualcosa verso il pavimento che è piuttosto pesante, che crea resistenza. Inspirando, andiamo in plank in una posizione di forza. Questo esercizio ci aiuta a rafforzare la schiena, l'addome e le braccia. Quindi mi raccomando, siccome è importantissimo anche per la postura, non abbandonate la vostra testa, mantenete sempre il collo allineato alla colonna vertebrale, il mento in dentro e l'addome attivo per proteggere la vostra colonna vertebrale. E restiamo ancora per un pochino, se vi sentite cedere andate in mezzo plank, ma non mollate, oppure appoggiatevi sui vostri gomiti, ma non mollate. Ricordatevi che la chiave per la resistenza è il respiro e la connessione del centro del corpo. Riuscire a resistere ci fortifica anche mentalmente, quindi è importantissimo per questo periodo. Approfittiamone di questi esercizi per aiutarci anche a migliorare nella vita di tutti i giorni. E ginocchia a terra, posizione del bambino. Due dei respiri profondi. Inspiriamo per prepararci e srotoliamo la schiena per metterci in ginocchio e recuperare la salvietta. La pieghiamo a metà questa volta. Ci andiamo a sollevare col bacino
E portiamo le braccia all'altezza delle spalle, salvietta bella tesa, niente molto ciclista con i polsi. E quando buttiamo fuori l'aria, scendiamo nel cardine sollevando le braccia. Inspirando, lasciamo le braccia verso l'alto, semplicemente portiamo l'osso sacro in direzione dei talloni senza appoggiarlo a terra, senza appoggiarlo sui piedi. Da qui scendo dalle braccia, srotoliamo la schiena e scivoliamo in avanti nella posizione del bambino, sempre con il sedere leggermente staccato dai talloni. E poi attiviamo i muscoli del busto per ritornare alla posizione di partenza con la schiena piatta. Inspiriamo ed espirando cardine. Inspirando, scendiamo con la schiena lunga, lunga, lunga. Arriviamo vicino ai talloni e fuori l'aria per arrotondarci verso terra. Inspirando, allunghiamo la colonna vertebrale. Quando è arrivato al massimo allungamento, cominciamo a salire fuori l'aria. Arriviamo e inspiriamo. Cardine espirando. Ricordiamoci il panino alla marmellata. Inspirando, glutei verso i talloni. Espirando, roll down. Inspirando, allunghiamo la colonna vertebrale, lo facciamo un'ultima volta. Su, si scende in cardine, glutei, srotoliamoci attivando gli addominali e questa volta ci fermiamo nella posizione del bambino. E riattivando l'ombelico, srotoliamoci facendo arrivare la testa per ultima. Rilassiamo per un istante le braccia e portiamo il nostro bacino verso sinistra, i piedi verso destra. Andiamo a metterci a svastika. Le braccia le teniamo davanti a noi. Quando saliamo su in ginocchio, portiamo le braccia verso l'alto, portiamo un piede dietro di noi e ci andiamo a sedere a svastika dall'altra parte. E poi ricominciamo, si sale in ginocchio. E svastica. Inspirando saliamo. Espirando scendiamo. Inspirando saliamo. E scendendo facciamo twist verso destra. Inspiro centro. Espiro twist a sinistra. Inspiro centro. Espiro, twist e arrotondo la schiena verso il basso. Inspiro, centro. Espiro, twist, arrotondo. Anche il bacino viene coinvolto quando vi arrotondate. L'ultima volta. Ritorniamo col busto in centro. Stendiamo le gambe lungo il materassino, piedi a martello, rollà. Espirando, si scende. Manteniamo le braccia allineate alle spalle, portiamole poi oltre la testa. E risaliamo. Braccia, centro, busto. E scivoliamo in avanti verso i nostri piedi. Inspiriamo. Fuori l'aria per scendere. Pensiamo al panino della marmellata quando scendiamo. Inspirando, spalmiamo la schiena a terra. Ed espirando, di nuovo panino della marmellata per risalire. Inspirando, allunghiamoci. Espirando, scendiamo. Spalmiamo la schiena sul pavimento. E risaliamo e restiamo in allungamento per due respiri con la salvietta dietro ai piedi che ci aiuta ad allungarci in maniera un po' più dolce. Quando siamo pronti, ci salutiamo virtualmente. Inspiriamo.
Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Ciao!